In diretta dai campi Arcobaleno per il torneo Alfa Sport organizzato da Rex Catania, si è appena conclusa la partita per il primo posto della Coppa Italiana che ha visto affrontarsi la Cipicchia contro la carrozzeria Politini, la Cipicchia che si è giudicata la vittoria ai calci di rigore. Qui per me è il migliore in campo, a mio avviso, Daniele Scirio della Cipicchia. Daniele, hai segnato il primo gol sul tiro libero, hai segnato il gol decisivo ai calci di rigore, ma a prescindere dai gol io credo che comunque sono il coronamento di una prestazione che ti ha visto, diciamo, uno dei protagonisti che ha visto comunque ottenere una coppa, diciamo, comunque di prestigio. Ti ringrazio per le tue generose lodi, è stata una bella partita combattuta, giocata onestamente da entrambe le squadre, poteva spuntarla chiunque, a calcio di rigore è una lotteria, l'abbiamo spuntata noi, dobbiamo dire grazie alla nostra saracinesca Scuderi che ha parato un rigore, ha fatto un'ottima partita, ma una bella prestazione da parte di tutta la squadra, sono contento dei miei compagni. Però è anche vero, Daniele, che insomma dopo i primi 20 minuti conducevate 3-0, poi 4-4, insomma cosa è successo? Ma secondo me siamo calati un po' fisicamente perché c'è molto caldo, oggi facevano 40 gradi, quindi è stato quello che ci ha condizionato. All'inizio siamo partiti troppo forti e dopo siamo stancati notevolmente. Poi nel secondo tempo è stata molto equilibrata, secondo me soprattutto il caldo è stato, perché veramente con questo caldo è davvero difficile giocare, veramente. Guarda, faccio una parata per diavolo, il caldo c'è per tutti quanti, magari forse vi eravate curati di aver portato comunque già in porto la gara dopo 3-0. Ma no, questo no assolutamente, perché la squadra avversaria è un'ottima squadra, tutti gli uomini singoli sono dei bravi giocatori, quindi cullarsi no, magari sul 3-0 psicologicamente pensi già di aver portato la partita a casa, però poi il risultato ci ha smentito, siamo dovuti arrivare fino ai rigori purtroppo. Va bene, i rigori che comunque vi hanno premiato, Daniele, io ti ringrazio per la tua attenzione e disponibilità. Grazie a te. Insomma, dai campi Arcobaleno qui è tutto, arrivederci alla prossima partita.